Questo programma è offerto da Ci sono già le prime vittime della cena privata tentata all'interno della Pinacoteca del Museo Civico giorno 2 settembre. Sono il personale della Pinacoteca, che ha subito un procedimento disciplinare da parte della dirigenza comunale, a quanto pare colpevoli solo di avere permesso ad estranei di riprendere quanto accadeva lì dentro, cioè che si stava imbandendo un banchetto privato per 100 persone. Ma chi ha osato violare con telefonini, fotocamere e cineprese un luogo in quel momento così sacro? Una era Emanuela Sinatra, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. L'altro era il cameraman di Teletermini, nota web TV locale. La loro colpa? Avere documentato e fatto conoscere ai cittadini quanto stava accadendo in quel momento al museo. Adesso, invece, vengono sacrificati sull'altare del silenzio le prime vittime, il personale del museo. Però gli interrogativi rimangono ancora tutti. Accanto a quello fondamentale delle autorizzazioni, per sapere davvero chi ha autorizzato chi e aspettare che subiscano i relativi provvedimenti sanzionatori, ce n'è un altro, quello dei soldi. Di quanto sarà costata ai cittadini la nota cena privata che si è tenuta fino ad oltre le 2 di notte. Nel frattempo il sindaco di Termini Imerese, Salvatore Burrafato, ha comunicato che il vice sindaco Nicola Cascino e l'assessore Vincenzo Fasone si sono dimessi ieri subito dopo le vicende della cena alla Pinacoteca e la richiesta di dimissione avanzata nel corso dell'ultimo consiglio comunale. Sulle voci di dimissione della carica di assessori si intende precisare che a seguito di una verifica politica in corso, già programmata da tempo, è sembrato corretto ed opportuno rimettere nelle mani del sindaco il nostro incarico. Queste le parole dei due dimissionari. È stato avviato ieri la procedura per l'affidamento dei lavori di adeguamento di un'area attrezzata che sarà gestita dalla Protezione Civile. Il sito si trova tra il Foro Boario e il mercato ortofrutticolo del comune di Gangi. La Protezione Civile regionale ha avviato la procedura per la ricerca di 15 imprese, tra le quali verrà scelta quella che dovrà effettuare i lavori di adeguamento che ammonteranno a circa 646.000 euro. I lavori dovranno essere eseguiti in 120 giorni dall'aggiudicazione della gara. Nel dettaglio, essi prevedono la realizzazione della recinzione perimetrale e l'integrazione dell'impianto di illuminazione, la realizzazione e potenziamento delle linee idriche, l'abbattimento di barriere architettoniche e di un percorso per collegare con l'area del mercato ortofrutticolo con il Foro Boario. Ma c'è di più, infatti saranno realizzati spazi destinati a mensa, cucina, centro operativo, servizi sanitari e sociali, container, bagni e docce. Prevista anche una somma per la stampa e realizzazione di brochure informative per la divulgazione delle misure di prevenzione e mitigazione dei rischi presenti nel territorio comunale. Finalmente dunque sarà realizzato il tutto, dato che nel lontano 2002 si era abbozzato il primo progetto con l'identificazione dell'area dove ora sorgerà la nuova area attrezzata per la Protezione Civile. L'AMAT, l'azienda dei trasporti pubblici di Palermo, ha deciso di aprire le porte del deposito tram di Roccella, capolinea della linea 1, che viaggia in direzione stazione centrale. La grande apertura al pubblico è prevista per sabato 20 e domenica 21 settembre alle ore 11. Questa iniziativa nasce dalla voglia di far conoscere ai palermitani come verrà rivoluzionato il trasporto pubblico in città, consentendo anche di acquisire i dettagli operativi riguardanti il funzionamento del tram. Le visite per il pubblico saranno consentite senza prenotazione. È necessario presentarsi alle 11 all'ingresso principale del deposito. A far da cicerone sarà un tecnico della SIS, l'impresa che si sta occupando dell'infrastruttura tranviaria. You sexy, sexy dancer.
ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. Per la festa conclusiva dei laboratori sulla sicurezza in rete, evento organizzato da Telefono Azzurro e dal Corecom Sicilia, con la collaborazione degli animatori di Cartunia, alle ore 16.30 a Palermo, al Parco Auditore, si terrà una caccia al tesoro. L'evento, che è aperto a tutti ed è completamente gratuito, fa parte del progetto Nel Mare della Rete e rappresenta la festa conclusiva dei laboratori sulla sicurezza in rete, rivolti agli operatori dei campus, ai bambini e agli adolescenti, tenutasi durante il periodo estivo. Un pomeriggio, quello del 20 settembre, è rivolto a famiglie e bambini dai 5 ai 13 anni, per promuovere le iniziative e le attività prossime dell'Associazione Telefono Azzurro. L'intero progetto, come suggerisce il titolo, mira ad infondere nei bambini e nei ragazzi la consapevolezza che sia necessario ed importante una maggiore attenzione nell'utilizzo di internet, conoscendone i pericoli e al contempo le modalità di protezione. Questa esperienza, inoltre, è da sempre allargata agli operatori e ai genitori dei ragazzi coinvolti affinché siano più sensibili e più attenti a questa tematica e alle possibili insidie. Il progetto, Tempo d'estate 2014, Nel Mare della Rete, rappresenta la prima di una serie di idee e proposte future, sempre rivolte a garantire la sicurezza e la tutela dei minori, che ci vedranno in reciproca collaborazione anche con il coinvolgimento dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Polizia Postale, commenta così il presidente del Corecom Sicilia, Ciro Di Vuolo. 17esima edizione della Gincana Trofeo Carlo Costa, la manifestazione che si terrà nel territorio di Misilmeri domenica 21 settembre. La storica Gincana ha visto nel corso degli anni un crescendo continuo di entusiasmo richiesto da parte del pubblico e una grande partecipazione da parte dei piloti rinomati in terra sicula. Start ore 14.30 da Piazza Cosmo Guastella. Anche quest'anno i piloti dovranno mostrare la loro bravura tra i birilli ed essere in grado di far divertire i tanti appassionati presenti. A seguire la Gincana ci sarà la gara di regolarità per auto d'epoca. Al termine la premiazione sempre in Piazza Cosmo Guastella. Le adesioni sono tantissime, è possibile iscriversi entro e non oltre le ore 22 di venerdì 19 settembre, recandosi in via Salvatore Traina numero 16, sede dell'AISS di Misilmeri Racing. L'organizzazione, curatasi nei minimi dettagli del team organizzativo misilmerese, capitanato da Buonanno, e i partecipanti di alto livello, sono presagi di una buona riuscita della manifestazione. Non rimane che fare il conto alla rovescia. Un'invenzione che rivoluziona il modo di vivere in totale relax una giornata al mare. Nasce a Palermo la Sea Bag, la borsa subacquea. L'idea nasce da un'esperienza personale di Rossana Lodato, che come tanti palormiti ha vissuto l'incubo di lasciare incustodita la propria borsa in spiaggia a Mondello. E così ecco la geniale idea di inventare una borsa a tenuta stagna che consente agli appassionati del mare di portare sempre con sé i propri effetti personali, anche in fondo al mar, basta che non si superano i 5 metri di profondità. Inoltre la borsa può sostituire comodamente un cuscino da spiaggia. La Sea Bag spopola soprattutto all'estero ed è il risultato di tanta dedizione e dell'autofinanziamento, utilizzando soltanto materiali made in Italy. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour,
rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione, con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Dopo il grandissimo successo dell'anno scorso, l'assessorato dello spettacolo del Comune di Villabate, con la collaborazione dell'Associazione Culturale Arché, coordinato dal direttore artistico Claudio Fiscellieri, propongono la Notte Bianca Villabatese 2014. Tutta la cittadinanza e dintorni sono invitati a partecipare sabato 20 per una notte all'insegna di esercizi commerciali aperti, artisti di grande qualità. Da Simone Alaimo a tutti i componenti della corale, poi la band di Sole Voci Cap 9100 e ancora Roberta Toni Spinella e Serena Giglio, che si stanno confermando grandi talenti nel panorama musicale siciliano. Poi il grande cantante e rapper Joker Cesare Cernigliano, protagonista dell'ultima edizione di Amici. Inoltre da aggiungere la partecipazione di un comico palermitano, Fabrizio Sansone. Una notte che si prospetta ricca di iniziative e di eventi da assaporare prima della fine dell'estate. Oggi, sabato 20 settembre, si svolgerà la giornata europea del patrimonio ed i musei civici di tutte le città resteranno aperti sino alle 24 e potranno essere visitabili al costo simbolico di un euro. Visite guidate saranno disponibili anche a Bagheria, Villa Cattolica, sede del Museo Guttuso, Villa Butera, Villa Aragona Cutò e alla Certosa, sede del Museo del Giocattolo. È giunta la 31esima edizione delle giornate europee del patrimonio la manifestazione ideata nel 1991 dal Consiglio d'Europa, favorire quindi il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le nazioni europee. Con entusiasmo Bagheria aderisce all'iniziativa delle giornate europee del patrimonio voluta dal Consiglio d'Europa e accolta dal MIBACT, dichiara l'assessore ai beni culturali Rosanna Balistreri. Le ville comunali e la Certosa saranno aperte a tutti per l'intera giornata e fino alle 24, al costo simbolico di un euro per i siti in cui è previsto l'ingresso a pagamento, solo il Museo Guttuso e il Museo del Giocattolo. E questa è un'occasione speciale per passare una serata diversa tra le bellezze di Bagheria che consentirà a cittadini e visitatori di godere del patrimonio artistico e culturale della città. Questo programma è stato offerto da un cordiale saluto a tutte le amiche ed amici di ilmeteo.it. Previsioni per venerdì 19 settembre. Mentre l'anticiclone africano avanza al centro-sud, al nord il tempo è molto instabile con piogge forti e nubifragi in Liguria e sull'Alta Toscana. Ecco il dettaglio preparato da ilmeteo.it.
A nord nubi diffuse ovunque con forte maltempo sulla Liguria centro-orientale, temporali anche su Basso Piemonte, Bassa Lombardia, Alpi ed Emilia-Romagna, piogge sparse anche in Veneto, schiarite invece sui monti del nord-est. Al centro il tempo peggiora sulla Toscana settentrionale con l'arrivo di piogge e anche temporali molto forti a carattere di nubifragio. Nubi irregolari su Nord Marche, Umbria e Abruzzo con piovaschi e sole. Coperto in Sardegna, ma qui sarà più asciutto. Al sud il sole prevale su tutte le regioni, dove le nubi saranno però più presenti sulla Sicilia. Venti da sud, quindi caldi su gran parte dei bacini, moderati sul Tirreno, da est-sud-est sul Mar Ligure. Diamo uno sguardo alle temperature previste. Minime in ulteriore deciso aumento su tutte le regioni, comprese tra 16 e 25 gradi ovunque. Durante il giorno ci attendiamo 19-26 gradi al nord, tra 24 e 33 gradi al centro e caldo al sud con 30-34 gradi. Amici, il meteo.it vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento. Buona giornata! Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 19 settembre, si ricorda San Gennaro. Il nome Gennaro deriva dal latino Januarius, gennaio, mese che a sua volta trae il suo nome da Giano, dio delle porte e dei passaggi. Può significare dedicato a Giano, ma anche nato a gennaio. Dice il proverbio: se svolazza la papera e la gallina, la pioggia è vicina. Sono nati oggi Mariangela Melato, Jeremy Irons, Alessandra Martinez. Il 19 settembre 1991 viene ritrovata sulle Alpi italiane la mummia di Similaun, il corpo di un uomo vissuto oltre 5.000 anni fa e conservato grazie alle particolari condizioni climatiche all'interno di un ghiacciaio. Nel 1985 muore Italo Calvino, uno dei narratori italiani più importanti del Novecento. Il 19 settembre 1981 Simon & Garfunkel tengono davanti a 500.000 spettatori il loro più famoso concerto, il The Concert in Central Park a New York. Da qui nascerà l'omonimo album Live. La marchesa de Sablé ha detto: essere troppo scontenti di sé è una debolezza, essere troppo contenti è stupidità. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, venerdì 19 settembre. Ariete, la luna da oggi in Leone vorrebbe darvi una mano a superare un impasse professionale, ma l'opposizione di Mercurio sarà un osso duro. Ma forse la situazione è meno problematica, in quanto la dipingete, avete bisogno di rilassarvi un po'. Toro, un'incomprensione con un collega potrebbe mandare all'aria un progetto al quale tenevate molto, ma siete sicuri che sia soltanto colpa sua? Siate coerenti, sobbarcatevi la vostra parte di responsabilità e non temete, passerà un altro treno. Gemelli, che splendore questa luna che passando in un vibrante segno di fuoco oggi vi trasmette energia, vigore e un buon umore davvero contagioso. Amicizie e relazioni sociali sono in primissimo piano e vi rendono piacevolmente iperimpegnati. Cancro, tra alti e bassi, prosegue questa fase che vi vede impegnati su vari fronti. In particolare il settore lavorativo vi sta dando qualche grattacapo. Non ostinatevi a voler fare tutto da soli, rischiereste di peggiorare una situazione già delicata. Leone, la luna da oggi in transito nel vostro segno fila d'amore d'accordo anche con Marte. Il trigono che lega i due pianeti vi farà letteralmente sognare. Amore, affari, lavoro, non ponete limiti ai vostri desideri. Oggi per voi la parola impossibile non esiste. Vergine, il settore professionale continua a non prendere la piega che vorreste e per quanto ci riflettiate su, non riuscite a trovare il modo per dipanare la matassa. Per una volta rinunciate a fare soltanto di testa vostra e chiedete aiuto a chi è più esperto di voi. Bilancia, oggi non potete proprio lamentarvi. Molti pianeti sono al vostro fianco, sostenendo soprattutto il settore sociale e delle amicizie.
il fine settimana è alle porte e avete tante occasioni per passarvi in allegra compagnia. Meglio di così. Scorpione, ostile dal leone, la luna vi fa diventare nervosi, rendendovi impulsivi e fin troppo loquaci. Fate attenzione a non risultare offensivi, visto che al momento non brillate in quanto lucidità, non imbarcatevi in iniziative importanti. Sagittario, questa dinamica luna, da oggi stabile in un favorevole segno di fuoco, riesce ad infiammarvi di entusiasmo. Finalmente tornate ad essere voi. Non aspettatevi però che le grane lavorative si risolvano da sole, dovrete metterci anche del vostro. Capricorno, la luna da oggi in transito in leone non è il massimo per voi. Siete poco riflessivi e anche confusi, specie sul lavoro non rendete al meglio, ma non è il caso di farne un grande. Se oggi battete un po' la fiacca, presto potrete recuperare. Acquario, la luna si è attestata nell'altra metà del cielo, decisa a rimanerci per un po'. Non potete fare altro che prendere le dovute contromisure, il che vuol dire soprattutto che in una situazione abbastanza delicata non dovete assolutamente strafare. Pesci, non è il caso di preoccuparsi se oggi non vi riesce a riprendere in mano le fila di una situazione per la verità assai ingarbugliata. Riposatevi. Un po' di sano relax vi aiuterà a chiarirvi le idee e a riflettere con calma sulla strategia da adottare.